abbiamo capito che il ritrovamento di ossa qui dipende dal fatto che gli animali possono ritenere le grotte dei rifugi piuttosto che essere considerate le stesse cavità ipogee delle trappole, oppure sito di alimentazione come nel caso delle iene. Fondamentalmente può quindi avvenire o per motivi naturali o per motivi diciamo artificiali indiretti. Ma adesso cerchiamo di far capire ai nostri spettatori come è possibile, diciamo, che queste ossa arrivino sino ai giorni nostri, come fanno ad essere conservate e quindi arrivare ad essere studiate poi dagli specialisti, come ha detto giustamente Davide, paleontologi, ma anche archeologi o speleologi. Come fanno ad essere conservate queste ossa? Grazie alla fossilizzazione. Il fenomeno che porta un organismo vivente a diventare un fossile viene chiamato fossilizzazione e avviene attraverso tutta una serie di processi chimici e fisici. Quello che noi intendiamo come fossile è qualunque testimonianza di animali o piante vissute in un passato, quindi si può trattare di scheletri, di denti o frammenti di questi, oppure anche di impronte e tracce. La cosa importante è che il corpo dell'animale venga seppellito rapidamente in modo tale da essere sottratto ai processi di decomposizione che altrimenti porterebbero alla distruzione della materia organica. In questo modo le parti scheletri, quindi il dente e l'osso, che sono le parti più dure, possono mineralizzarsi. Per mineralizzazione noi intendiamo la sostituzione, proprio a livello chimico, dell'osso con una serie di minerali. Questi minerali vengono trasportati per infiltrazione dall'acqua. In questo modo l'osso, una volta che è stato mineralizzato, può resistere per tempi molto lunghi, per decine di migliaia di anni o anche per decine o centinaia di milioni di anni. Quindi anche in questo caso, come abbiamo visto in precedenza con il processo carsico che porta alla formazione delle forme carsiche che qui sono in fase di costruzione, cioè stalattiti e stalagmiti, anche in questo caso, appunto, dicevo, il processo che è alla base della formazione dei fossili, o meglio del perdurare dei fossili durante i secoli, è un processo di natura chimica. Quindi grazie a ciò noi oggi riusciamo a trovare appunto ossa o, diciamo, frammenti di ossa, come ha detto giustamente David, per esempio denti o mandibole. Però ecco, adesso cerchiamo di far capire un po' come si svolge effettivamente il lavoro del paleontologo, cioè lo studio dei fossili e soprattutto la variazione dei cambiamenti climatici, la variazione anche del livello altimetrico del mare. Come fa uno specialista a rilevare questi avvenimenti, questi fatti, magari appunto anche all'interno di grotte? La ricostruzione del passato può avvenire grazie all'indagine e all'interpretazione degli strati dei sedimenti. Come detto tu in precedenza, fenomeni passati come le trasgressioni del mare, i momenti freddi e caldi, hanno fatto sì che sul pavimento della grotta si sono depositati materiali di diverso tipo. Questi materiali si possono essere depositati con delle sequenze più o meno regolari. Qui su questa parete vediamo ad esempio una serie di strati impilati gli uni sopra gli altri. Possono essere paragonati a dei libri, una pila di libri praticamente, in cui gli strati più alti sono quelli più recenti, quelli che si sono depositati di recente, mentre quelli che troveremo alla base più in profondità sono i più antichi. In questo modo noi possiamo abbozzare una sorta di cronologia, potendo capire quale è avvenuto prima di evento e quale per ultimo. Bene, quindi abbiamo capito appunto da queste risposte che il lavoro del paleontologo, degli specialisti appunto del passato, è un lavoro molto particolare perché tende ad utilizzare varie discipline e a catalogare appunto non solo i fossili ma anche proprio come una sorta di libro, come ha detto giustamente David, le avventure del passato. Dopo aver visto tutta la volta della Grotta delle Capre, ci avventuriamo adesso in uno, forse l'unico e il più lungo comunque, cunicolo che si snoda appunto sul fondo della volta. Andiamo! Abbiamo parlato fino adesso di faune fossili, gli animali cioè che non esistono più, che abitavano però questa grotta migliaia di anni fa.
Però adesso vediamo all'interno del cunicolo qual è la fauna odierna, gli animali cioè che vivono oggigiorno all'interno delle grotte. Vedete, il cunicolo si fa sempre più angusto, è sempre più stretto. Queste pareti bianche sono tutte pareti calcaree che appunto generano quei processi carsici di cui abbiamo parlato fino adesso. Allora, per esempio, vedete, ci sono falene ed è normale, ma queste pareti presentano anche tantissimi moscerini, tanti insetti. Qui si vede appunto che circondano la luce della telecamera. Qui c'è una volta della grotta e lungo le pareti si possono vedere come dei piccoli puntini, appunto, le stalattiti che si stanno formando. Adesso sono piccolissime, ma appunto lo stillicidio continuo dell'acqua nel tempo porterà alla formazione di quelle gigantesche strutture che si trovano in tante grotte in Italia, ma anche all'estero. I rumori si accentuano all'interno della grotta, che si fa appunto, come si vede in questo caso, sempre più stretta. Eccolo qui, si può vedere qui un esemplare, questo qui si chiama dolicopode, fa parte della famiglia dei grilli, eccolo qui, vedete? Grilli, cavallette, hanno delle zampe lunghissime, ok? E sono anche addirittura ciechi, questo perché sono delle forme, come diceva prima il nostro David, delle forme troglofile, anche loro sono delle forme troglofile, o troglobie, cioè forme adattate a vivere appunto all'interno delle grotte. Adesso è scappato, ahimè, perché appunto c'è una forte luce che lo colpiva. Sono ciechi per quanto riguarda le forme, le immagini, però per quanto riguarda i colori ovviamente sono abituati a vivere all'interno delle grotte. Eccole qui, si vede molto bene. Vedete le zampe molto lunghe, ok? Le zampe molto lunghe servono a questo animale per, diciamo, avere contatto con il mondo esterno in situazioni di scarsa luminosità o assoluto buio, come avviene all'interno delle grotte. Inoltre questi animali sono anche molto spesso depigmentati, cioè non hanno colorazioni vivaci, come per esempio hanno le ali delle cavallette o dei grilli. Loro addirittura le ali non le hanno e appunto sono tutte condizioni di adattamento a grotte. Anche le antenne hanno la stessa funzione delle zampe. Le antenne sono molto lunghe, sono molto più lunghe del corpo e questo appunto a maggior ragione a rinforzare la loro condizione di animali, abbiamo detto, troglofili, cioè abitanti delle caverne. Eccone un altro sotto. Vedete che appunto muovono le antenne e appena mi avvicino e mi toccano, scappano, proprio perché riescono a trovare contatto con una situazione e con un, diciamo, oggetto esterno che non compete alla grotta. Vediamo appunto sul fondo, ecco che questi animali aumentano. Noi che siamo entrati a prima vista non ne abbiamo trovato neanche uno, in realtà adesso ce ne sono a decine tutto attorno a noi. Sono animali assolutamente innocui, come quasi tutti appunto, come quasi tutti i grilli, le cavallette, ricordiamo fanno parte dello stesso ordine delle cavallette, dei grilli, anche delle locuste, cioè degli ortotteri. Ecco qua questa parete,
Sembra un po' un mini presepio, proprio perché queste forme di formazione calcarea scendono come delle piccole lacrime dall'alto verso il basso. E qui in alto, guardate un po' cosa c'è, un altro dolicopode. Adesso usciamo da questo cunicolo che appunto dicevo si snoda sul fondo della Grotta delle Capre, camminando su questo suolo in parte calcareo che quindi porterà alla formazione grazie all'azione continua dell'acqua di stalagmiti e stalattiti, ma in parte, anzi direi per la maggior parte, è costituito da questo suolo con delle gobbe un po' ondulato che è un paleosuolo, cioè un suolo antico, un suolo fossile di una vecchia spiaggia, perché appunto le spiagge ci sono oggi, ma restano tutt'oggi anche delle testimonianze del passato, spiagge costruite migliaia di anni fa e che grazie al susseguirsi dei cambiamenti climatici, della variazione del livello del mare e poi la copertura derivante dagli altri strati, si è conservata sino ai giorni nostri. I fossili hanno da sempre affascinato la fantasia delle persone. I musei di storia naturale di maggior successo e più importanti nel mondo, d'altronde, presentano i più grandi e spettacolari scheletri di animali fossili, appunto, che ormai non esistono più, come possono essere per esempio i dinosauri. Nonostante in particolare i dinosauri, o meglio i più grandi e i più famosi di questi, celebrati per esempio nel celeberrimo film Jurassic Park, non siano vissuti in queste zone, appunto questi territori hanno visto la presenza durante le ere geologiche di diverse specie animali, appunto oggi estinte, ma che si ritrovano comunque con specie molto simili anche in altri paesi del mondo come l'Africa, l'Asia e l'America. Allora vediamo di scoprire con il nostro paleontologo David che tipi di animali c'erano in queste zone, quindi che tipo di fauna è stata scoperta qui durante il quaternario, magari anche più nel dettaglio proprio nelle grotte. Bene, per parlare di fossili bisogna comunque fare una parentesi sulla sedimentazione e sulla successione stratigrafica. Qui abbiamo un altro esempio di strati. Come vedete, lo strato che abbiamo qui sulla base è completamente diverso rispetto a quello sovrastante. Per mantenere l'esempio dei libri fatto in precedenza, gli strati come i libri si differenziano per lo spessore, per il colore e per il loro contenuto. Quindi lo strato sovrastante che vediamo qui ha la dimensione dei clasti molto superiore rispetto a quello basale, così come il colore è diverso e anche il contenuto di fossili può essere diverso. I fossili che sono stati rinvenuti in questa grotta appartengono a mammiferi di grandi dimensioni che oggi non vivono più sul territorio italiano, ma che possiamo incontrare in zone africane o del sud-est asiatico. Gli animali in questione sono elefanti, sono rinoceronti, ippopotami o anche grandi carnivori come iene e leoni. Sul perché oggi non ritroviamo più questi animali nel nostro territorio è da attribuire a due fenomeni principali. Il primo sono i cambiamenti climatici di cui abbiamo parlato e il secondo sono la competizione di questi animali che si sono susseguiti con ondate diverse nel territorio prima europeo provenendo dall'Asia o dall'Africa e poi nella penisola italiana. Qui un esempio di quello che può essere un fossile di un vertebrato, di un grande mammifero che può essere rinvenuto in dei livelli stratigrafici simili a questi. Nella fattispecie questa è una porzione sinistra di una mandibola di iena. Come vedete dalle dimensioni e dai denti si tratta di un grande carnivoro che è adattato a nutrirsi di carogne o di predi di grandi e medie dimensioni.
Oltre a faune di questo tipo che ho appena citato, quindi animali adattati ad ambienti caldi, in questa grotta sono stati rinvenuti anche resti di camoscio, quindi di stambecco, quindi animali adattati ad ambienti freddi. Bene, da circa 2 milioni e mezzo di anni a questa parte, a livello globale c'è stata una tendenza alle riduzioni delle temperature medie. Questo è avvenuto soprattutto per una serie di cambiamenti a livello dell'asse terrestre, quindi di moti del pianeta, e anche dalle circolazioni degli oceani e così via. E quindi, soprattutto verso gli ultimi 900.000 anni, le temperature in Italia e in Europa sono andate gradualmente verso un irrigidimento, e questo ha fatto sì che animali adattati ad ambienti freddi si siano diffusi e abbiano colonizzato questa grotta come anche altri ambienti. Abbiamo capito anche da questa spiegazione sui fossili rinvenuti nelle grotte o in tutto il promontorio o in tutta la pianura pontina che con l'avvicendarsi dei cambiamenti climatici, quindi col passaggio da periodi freddi a periodi caldi e viceversa, c'è stato anche un passaggio, un cambiamento a livello di fauna, ovviamente anche di flora. Infatti in queste zone sono stati ritrovati polline fossili di abete rosso, che ovviamente non si ritrova a livello del mare ma si ritrova in montagna ad alte quote. Ma appunto, come diceva David, sono stati ritrovati soprattutto animali anche di ambiente freddo, come cervi, ma soprattutto stambecchi. E anche addirittura, pensate un po', l'animale simbolo dei periodi glaciali, il mammut. Bene amici, la puntata finisce qui, ma i segreti sui fossili e sulle vicende avvenute in epoca preistorica non terminano con la Grotta delle Capre. Vi do appuntamento alla prossima puntata, nella quale approfondiremo le vicende degli ominidi del Circeo. Ciao da Dottor Natura!